Siamo all'interno del Fit in the Morning con il risveglio muscolare. Per me è un piacere presentare a tutti voi Pierluigi De Pascalis, il nostro preparatore atletico. Ciao Pierluigi, ben trovato. Ciao, buongiorno, ben trovato a te e ai nostri ascoltatori, buongiorno. Allora, oggi parliamo del potere del cardio fitness. Pensate, riduce del 20% il rischio di patologie. Il cardio fitness è qualcosa di veramente eccezionale e forse non troppo apprezzato, ma vediamo cosa dicono gli studi. Sono comparsi, è comparso lo studio a cui facciamo riferimento sul British Journal of Sport Medicine, ha, pensate, valutato i dati di oltre 20 milioni di persone, quindi 199 studi che sono stati vagliati per giungere a quale conclusione. Pensate che l'incremento di un singolo MET, che cos'è il MET? Il MET è quello che definiamo come equivalente metabolico, diciamo un po' un'unità di misura del dispendio energetico che un soggetto compie. Ebbene, se noi lo innalziamo anche solo di un MET, questo riduce il rischio di patologie, di morte, di situazioni drammatiche dall'11 al 18% a seconda delle situazioni. E per innalzare di un singolo MET, insomma, l'efficienza cardiorespiratoria, quella che è definita anche fitness cardiorespiratoria, basta veramente poco, basta un po' di camminata veloce, bastano almeno 150 minuti a settimana, quindi basta veramente pochissimo. E per chi già si allena, naturalmente l'unica cosa che deve fare è continuare in questa direzione per mantenerlo alto, ma ripeto, 150 minuti di camminata a settimana non sono nulla di straordinario in confronto ai benefici. Senti, sulla camminata però, Pierluigi, soprattutto sui social, talvolta si leggono un po' delle notizie contrastanti, no? Alcuni la ritengono perfino inutile, invece da quel che dici non è affatto così. Esatto, purtroppo i social, croce e delizia, molto spesso se uno la spara grossa riesce ad avere più visibilità che non se dice le cose così come stanno, che insomma talvolta sono anche legate al buon senso. Allora, occorre andare per gradi, perché innanzitutto il nostro organismo non è che riconosce il tipo di attività fisica che noi stiamo svolgendo, ma semplicemente deve soddisfare una richiesta energetica, in questo caso data dalla camminata, attraverso quello che è lo stimolo cardiocircolatorio e muscolare, e questo fa sì che si verifichino poi i miglioramenti. Quindi tutte le volte che noi diamo uno stimolo, comunque che variamo uno stimolo per intensità o per durata, si determinano degli adattamenti organici, in questo caso in termini di miglioramento della fitness cardiocircolatoria. Si tratta proprio di due parametri che si chiamano allenamento e allenabilità. L'allenabilità indica quanto posso migliorare, l'allenamento è l'insieme di tutti quegli stimoli, come la camminata, ribadisco, che consentono proprio di migliorarlo. Inoltre c'è da dire che siccome anche per gli sportivi non è che noi abbiamo un consumo energetico che è in qualche modo esponenziale, ma abbiamo dei meccanismi autolimitanti, anche per gli sportivi in realtà che dovessero svolgere delle camminate, questo rappresenta un consumo extra che ottimizza ulteriormente la situazione. Quindi la camminata ha una utilità importante che naturalmente è proporzionale alle condizioni di partenza del soggetto. Grazie al professor Pierluigi De Pascalis che è stato con noi anche in questo martedì. Ci sentiamo la settimana prossima, sempre qui nel Fit in the Morning. Buona giornata. Buona giornata martedì.